Allora, questo qua è un video che volevo fare da parecchio, cioè nel senso è più un viaggio dalla riscoperta, perché ormai, no, anche quando mi fanno la domanda: ma tu sei Jade o sei Giuseppe? Sì, per chi non lo sapesse, mi chiamo Giuseppe, non ho mai mostrato la faccia, ma lo farò ai 1000 iscritti, quindi iscrivetevi. Allora, una domanda che mi manda letteralmente in confusione, perché Jade è una cosa, Giuseppe è totalmente l'opposto. Non si interessa dell'opinione altrui, nel senso, ok, metto la telecamera in faccia, tutti mi indicano, tutti potrebbero ridere, ma a me non interessa, faccio quello che mi piace, quindi non mi interessa. Giuseppe invece è timido, stratimido, sempre ha avuto paura di essere al centro dell'attenzione, non è mai voluto stare al centro dell'attenzione, quindi proprio due persone completamente diverse. Io ultimamente penso che sono più Jade che Giuseppe, perché molti tratti di Jade li sto portando anche nelle mie giornate normali, e quindi ho deciso di fare questo viaggio al di fuori di Mondragone, cioè a un paesino che sta a 10 minuti da Mondragone, giusto per fare qualcosa che mi faccia ragionare un po' di più, stare lontano dal traffico che incontro ogni giorno, uscire dalla mia quotidianità. A parte che devo andare a mettere la benzina, perché figurati se quando devo fare un video non ci sta la benzina. Andiamo bene, proprio bene. Benzina 2,59 euro. Quindi si può dire che se non mi soffoco prima. Quindi si può dire anche che questo video è una sorta di speciale 500 iscritti? Potrebbe essere. Vi do la libera scelta di interpretarlo come volete, raga. È solo una cosa che serviva a me, potevo anche non fare il video, andare senza telecamera. Comunque quanto caspita è bella sta strada, perché non fare tutte le strade così? Ah, bella. C'è manco bisogno di correre, perché è proprio bella come strada. Io mi metto fuori, il ginocchietto di fuori, entra l'aria nel sottopancia, bellissimo, non viene in altro modo. Ah, fresco proprio. Potrei aver fatto una stupidaggine a non guardare l'itinerario prima di partire. Cioè l'ho guardato, ma l'ho guardato tipo un mese fa, perché avevo in mente un altro viaggio verso dicembre. Vabbè, non lo so, raga, non lo so. E ora sto a 500 iscritti, quando arriverò ai 1000 sarà ancora tutto più complicato. Quando arriverò ai 5000, quando arriverò ai 10000, quando arriverò ai 20000, quando arriverò ai 30000, diventerà sempre un percorso sempre più bello, ma con sempre qualche cosa. Tipo nei videogiochi, nel senso, nei videogiochi più vai avanti con i livelli più diventa bello, ma anche diventa più difficile. Quindi sono felice da un lato, e ovviamente sono un attimo più serio da un altro punto di vista, come è giusto che sia. Comunque è proprio bella sta strada, cioè non sento neanche bisogno di accelerare tutto, perché... Cioè, sciallino, sciallino, buona stella! Poi no, nei miei piani di vita ovviamente c'era anche il fidanzarsi. Però effettivamente, se ci penso, con tutte le cose che sto facendo in questo momento della mia vita, cioè, non riesco proprio a pensare a sta cosa, anche se è una cosa che vorrei con tutto me stesso. E sto fatto è stranissimo, ok? Qua un bip, non dovete andare, io non lo so. Andiamo bene! Ah, ho trovato il titolo. Mi perdo dentro le strade campagnole. Allora, in teoria io dovrei girare di qua. O dovrei... È una casa privata quella. Ma io quanto sono finito. No, 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 io... Sto da solo, no, 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 no. Non è per qualcosa, lo volevo fare sto viaggio alla riscoperta. Però guardate, una strada, non c'è nessuno, non c'è anima viva. No, 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 no. Tanto la scoperta di me stesso l'ho fatta, la faccio stanotte nel letto, è la stessa cosa. Comunque mi sembra che l'ultimo discorso che stavo facendo mentre stavo su quella strada è il fatto che nei miei piani c'è anche di fidanzarmi quest'anno, l'anno prossimo, non lo so. Ovviamente arriva la donna della mia vita che mi dice: guarda, io ti amo. Sì, subito, nel senso, ci penso due volte ovviamente, però prima metto le mani avanti e dico che il mio, questo qua è un periodo molto molto incasinato. Strano sto video, super strano. Alla fine sono ritrovato a parlare io di me stesso. Potrebbe essere un Jade, racconta tranquillamente, però non lo è. Stupendo. Cioè, non lo so, vorrei essere sia Giuseppe sia Jade, ma non lo so. Come dico a tutti i miei amici che me lo stanno chiedendo, ultimamente mi sento molto più Jade. Non lo so, forse perché mi piace di più come persona, forse perché, non lo so,
vorrei avere il carattere di Jade, molto probabilmente. Ora voi state dicendo, sì, ma sei tu Jade, quindi è ovvio che ce l'hai. No, frate, perché con Jade ho superato tutti i miei limiti, le mie preoccupazioni, le mie paure. Nel senso, superare le mie cose, per esempio, io prima non avrei mai sognato di stare al centro dell'attenzione, proprio una cosa che mi metteva ansia. La recita scolastica per me erano la fine, cioè tanta agitazione, per poi che io ho sempre detto quattro frasi, perché nel senso sempre stato molto ansioso. Per questo con Jade stare davanti a tutte queste persone, tutte voi che mi guardate, che siete comunque parecchi, anche se sto all'inizio, comunque parecchi, nel senso non possiate, non potete negare che non siete parecchi. Sarebbero molti di più se voi vi iscriveste al canale, nel senso l'80% di quelli che guardano i miei video puntualmente non sono iscritti, quindi dai, iscrivete. Io sono sempre stato stratimido, quindi non avrei mai sognato di essere uno youtuber, anche se in realtà nel mio progetto, quando avevo 10 anni, già stavo cercando un nome, già iniziavo a editare i primi video sul telefono, mamma mia che ricordi. Primi video stupidi in cui giocavo a Brawl Stars, video così, all'epoca non avevo ancora tutta sta passione per il mondo dei motori, cioè sì, macchine un botto, motociclette un po' meno, le guardavo ammirato, però non è che ne sentivo totalmente bisogno. E da quando ho sentito totalmente bisogno, ho preso questa via. Però raga, che la cosa bella di questo periodo è che non ho rimpianti, zero. Sto facendo quello che mi piace, mi porta via tutto il tempo che ho disponibile, però non fa niente, è la cosa che mi piace, lo sto facendo. Sta cosa è stupenda, raga, sta cosa è stupenda, andare a dormire senza avere rimpianti. Poi ovviamente nella vita personale qualche rimpianto c'è sempre, perché altrimenti sarebbe troppo bello. Però, cioè nel senso, sono rimpianti un po' più leggeri rispetto agli rimpianti che poi ti potresti fare più là nel tempo. Quindi raga, sono strafiero di questo, di me. Molti che mi seguono so che vorrebbero iniziare il mio stesso tipo di percorso. E l'unica cosa che mi sento di dire a queste persone qua, cioè, fatelo raga, buttatevi. Io sono uno che pensa tantissimo alle conseguenze, sono uno che ha sempre paura di iniziare una cosa nuova, però l'ho fatto. Per una volta ho deciso di buttarmi, forse questo è un carattere di Jade. Ho deciso di buttarmi, provare, rischiare raga, perché alla fine si tratta di rischiare, alla fine. Puoi rischiare, alla fine, anche se ci provi, se non riesci, non fa niente, raga. Prendi un po' di tempo per te e ricominci. In questo tempo butti giù un botto di idee e ricominci tranquillamente, raga. Io fortunatamente non ho mai avuto un blocco, nel senso, comunque i miei video, la maggior parte, quando i blocchi, io non riesco a trovare video tipo questo, un po' più creativi, porto cosa vuol dire abitare in campagna. E quindi raga, fortunatamente io posso dire che sono fortunato, perché non ho bisogno di prendermi pause. Forse un giorno quando sarò più grande prenderò un mesetto giusto come vacanza, ma manco pure un mesetto, una settimana come vacanza da YouTube bella, che poi registrerò sempre, non editerò ma registrerò. E quindi questo raga, senso, buttatevi raga, buttatevi. Per iniziare non ci vuole chissà che, io ho iniziato con una telecamera da 40 euro, un iPhone incastonato nell'orecchio che mi faceva tantissimo male, infatti prima mi levavo il casco, ah, era una liberazione, mamma mia, mi ci fate pensare. E poi la cosa più difficile era sincronizzare audio del telefono, audio della telecamera, mamma mia, una cosa difficilissima. Però io ho iniziato, e niente raga, se sentite una cosa, buttatevi, fatela, nel senso, se oggi c'è tempo, domani non ci sarà lo stesso tempo. Con questo io vi saluto, perché torno a casa, si è fatta una certa, domani c'è scuola.